Ecco, Eccellenza, ha creato veramente scalpore, un po' di sollevazione quella bacheca di San Terenzo con un comunicato forse un po' inopportuno. Sì, sono venuto a conoscenza del fatto e per questo ho voluto redigere io personalmente un comunicato che viene dato alla stampa, redatto da me porta la mia firma, perché fin da quando ho appreso la notizia, come ho messo sul comunicato, ho subito dato disposizione che quella locandina fosse immediatamente rimossa dalla bacheca. Nel comunicato ho anche voluto sottolineare come in nessun modo possa essere messo in diretta correlazione qualunque deprecabile fenomeno di violenza sulle donne con qualsivoglia altra motivazione. Anzi, colgo l'occasione proprio per invitare tutti a prendere sempre più coscienza di questo inaccettabile fenomeno, anche per evitare quella strage che abbiamo visto quest'anno sia avvenuta proprio nei confronti della donna. Ecco, Eccellenza, lei ha avuto modo di parlare con l'interessato di questo fatto? Sì, ho convocato l'interessato per i dovuti chiarimenti. Ecco, Don Piero, si è diffusa questa notizia che lei lascerebbe l'abito talare, ma risponde a verità? Assolutamente infondata. E mi trovo un po' anche a disagio a dover dare delle smentite su delle voci che continuano a rincorrersi senza prima sentire l'interessato e parlare senza prima documentarsi. Un modo di fare informazione un po' all'incontrario, mi sembra. Ecco Don Piero, e adesso, questi giorni così, insomma, un po' di bufera, che cosa farà? Dunque, dopo tutto quello che è successo, e devo dire, al di là di quelle che, molto al di là di quelle che erano le mie aspettative, sicuramente non le mie intenzioni, penso che sia bisogno di calma, di riposo, di silenzio per riacquistare quella dovuta serenità, armonia, per poter riprendere poi con più linea il cammino da capo.